abbiamo progettato effettivamente una cellula abitativa di 35 metri quadri destinata a due persone. Questi 35 metri quadri si integrano con una loggia che ha una funzione di doppia parete, serra solare, quindi con una grande attenzione a tutte quelle che sono le problematiche ormai consuete del risparmio energetico. Ma la nostra attenzione soprattutto è stata posta sul fatto di inserire e utilizzare pannelli fotovoltaici organici all'interno del nostro progetto. Tutte le superfici vengono spalmate con questo inchiostro fotovoltaico, che è frutto di una ricerca portata avanti dalla Facoltà di Ingegneria di Roma di Tor Vergata, e questo inchiostro fotovoltaico permette una produzione di energia in presenza di luminosità. Questa luminosità può essere diretta, indiretta o artificiale. Quindi il nostro approccio è stato quello di sottolineare e mostrare le potenzialità di questa ricerca, che risolve i problemi di smaltimento dei pannelli fotovoltaici al silicio, e che quindi guarda al futuro con una prospettiva estremamente rosea, in cui appunto una cellula abitativa potrebbe quasi diventare autosufficiente. All'interno della cellula ci sono poi tutti i nostri tradizionali temi di ricerca: la trasformabilità legata alle varie funzioni della vita, che significa anche la possibilità per chi vive lo spazio di trasformarlo funzionalmente, ma anche in termini formali e di significato. E quindi ogni cosa nella cellula si muove e si trasforma. La cellula è comunque una pianta centrale, che è un altro tema che ci ha sempre molto interessato, circondato da una serie di spazi interstiziali, che sono gli spazi serventi. Nella cellula c'è spazio per tutte le funzioni, compresa la memoria. Noi abbiamo immaginato una cellula che, come abbiamo detto, ha degli aspetti utopici per quanto riguarda questa rosea visione della produzione energetica, ma insieme a questo c'è un'attenzione alla quotidianità e alle funzioni del vivere, compreso l'importanza della memoria, per cui noi troviamo dei segni architettonici come una volta che sovrasta la cellula e che sicuramente fa parte del patrimonio culturale dell'architettura, e troviamo una serie di oggetti che legano gli abitanti immersi nel contemporaneo con la loro storia passata. Noi abbiamo anche una grande attenzione a quelle che sono le caratteristiche e l'importanza della vita quotidiana, quindi diciamo un'utopia che atterra nella quotidianità. In qualche modo rovescia il concetto dei progetti utopici del passato, per esempio degli anni 60-70, cioè è un progetto che è rivolto verso l'interno più che verso l'esterno, cioè si è sempre pensato che l'uso del fotovoltaico è un elemento esterno che deve essere perfettamente angolato rispetto al sole. In questo caso qua stiamo utilizzando una tecnologia che è una fotosintesi artificiale, organica, che assorbe in condizioni molto diverse della luce, che permette un completamente rovesciamento del concetto di assorbimento energetico, cioè l'interno della casa diventa il vero assorbitore anziché la facciata o le superfici esterne, così si connette in qualche modo alla mostra, perché uno spazio effettivamente interno diventa un oggetto di architettura che ha una nuova funzione energetica rispetto all'architettura tradizionale.